Netflix si sta muovendo veramente molto molto bene. Ciao a tutti, io sono Caccio e questo è un nuovo video per Hall of Series e saranno i 5 motivi per cui vedere Santa Clarita Diet. Prima di dirvi i 5 motivi per cui guardare questa serie, vi dico brevemente la trama, anche perché non fate come me che vi mettete a mangiare il vostro pasto quotidiano decidendo di: ma sì, dai, proviamo a vedere una nuova serie Netflix. Ah, Santa Clarita Diet, iniziamo a vedere dalla prima puntata, perché tipo io ho rischiato i conati e non sto esagerando, cioè c'è stato un momento in cui proprio sentite. Prima di elencarvi 5 motivi per cui iniziare Santa Clarita Diet, vi voglio parlare brevemente della trama. Siamo a Santa Clarita, che è un sobborgo americano decisamente standard e classico che abbiamo già visto in tantissimi altri film e telefilm, e ci viene presentata questa famiglia del tutto ordinaria, padre, madre e figlia. I due genitori sono due agenti immobiliari, conducono una vita assolutamente ordinaria. Sembra che il loro massimo brivido sia ordinare il pollo da KFC, insomma, cioè niente di che. Un giorno, proprio all'inizio del primo episodio, vediamo che qualcosa cambia la vita, di questa famiglia a causa di questa sorta di malattia che colpisce appunto la madre della famiglia, interpretata da Drew Barrymore. Sostanzialmente Drew Barrymore viene a contatto con questa malattia che gli provoca una scarica di vomito allucinante, muore, resuscita in qualche modo e diventa una sorta di mamma zombie. Il primo motivo per cui vedere questo telefilm è senz'altro proprio il fatto della quotidianità dell'assurdo. Tutte le situazioni narrative che vengono snocciolate all'interno di questi 10 episodi sono assolutamente assurde. Assurde, cioè fuori dall'ordinario, ma ci vengono presentate attraverso i dialoghi, attraverso le situazioni, attraverso il modo di agire e di reagire dei personaggi, come se fossero cose assolutamente normali, cioè tipo: ah, sai, caro, sono diventata una zombie. Ah, sì, io ho comprato un nuovo lettore DVD. cioè cose di questo tipo. Un secondo motivo, assolutamente, è che è semplice, è un telefilm estremamente semplice, anche dal punto di vista degli effetti speciali, chiamiamoli così, o dal punto di vista dell'interpretazione, dei personaggi, delle scenografie, dei dialoghi. È tutto estremamente semplice, ma è proprio un punto di forza della realizzazione di questa serie. Terzo punto, assolutamente, che è una cosa che io reputo effettivamente fondamentale, è la durata. Se vedo che un telefilm che tratta un argomento del genere mi fa un episodio di 20-25 minuti e me ne fai 10 per una prima stagione, cioè io ti amo. Quarto punto, che e ve lo garantisco io che sono una persona che ai telefilm, quando li guarda soprattutto da solo, o anche ai film, non ride mai. Questo qua mi ha fatto ridere, cioè da solo ero lì che, tipo, se non stavo attento, schizzava l'acqua fuori dal naso proprio perché mi fa ridere. Cioè, sono delle scene e dei dialoghi che personalmente io ho trovato veramente comici. E quinto e ultimo punto è assolutamente Drew Barrymore. Lasciamo stare che io sono un fan di Drew Barrymore da E.T. a Duplex, alle Charlie's Angels, a 50 volte il primo bacio, insomma, ho visto praticamente quasi tutti i film con Drew Barrymore. E devo dire che all'inizio ero un po' preoccupato perché il fatto di prendere sempre un attore che è abituato a un contesto di cinema e metterlo in un contesto di serie, insomma, mi fa sempre storcere un pochino il naso. Però Drew Barrymore, bravissima, bravissima, bravissima. Molto bella, devo dire. Cioè, stai invecchiando, tra virgolette, veramente bene. Sei veramente figa. Per quanto riguarda il cast artistico, dai quel pepem in più. Fatemi sapere se avete già visto questa serie. Immagino di sì, ma magari molti di voi ancora no. Quindi magari vogliono vederla dopo aver visto questo video, perché questi 5 motivi sono talmente fondamentali che non potrete più vivere senza aver visto questa serie. Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione, che ovviamente è già stata programmata da Netflix. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale per non perdere tutti, non solo i miei video, ma anche quelli dei miei amici di Hall of Series, di andare a vedere il sito, di andare a vedere la pagina Facebook di Hall of Series. Anch'io sono Hall of Series e fine, posso finirla così. Ciao!